Ciao bambine e bambini. Io sono una storica, e tra i miei compiti c'è anche quello di capire quando sono avvenuti i fatti. Devo cioè mettere in ordine questi eventi, individuando quali sono accaduti prima, e quali dopo. Per svolgere questo compito, utilizzo una linea immaginaria, chiamata linea del tempo, sulla quale colloco gli avvenimenti, seguendo un ordine cronologico. Li dispongo, cioè, in ordine, dal più antico a quello più recente. Alcune linee del tempo rappresentano durate molto lunghe, come quella della storia della Terra, che ebbe inizio miliardi di anni fa con una grande esplosione detta Big Bang, e che dura fino ad oggi. Ma esistono linee del tempo che rappresentano durate molto più brevi, come quella della vita di un bambino, che inizia dal giorno della sua nascita, per poi passare al giorno in cui ha incominciato a camminare, a quando ha iniziato la scuola primaria, eccetera. Tra il primo e l'ultimo evento, se ne collocano tanti altri, come quando il bambino ha iniziato a frequentare la scuola dell'infanzia, o quando ha iniziato ad andare in bicicletta da solo. Come hai capito, grazie alla linea del tempo, è possibile visualizzare l'ordine cronologico degli eventi, individuando quali sono accaduti prima, e quali dopo. Se mettiamo a confronto due linee del tempo, ad esempio quelle che riguardano le vite di due amici, possiamo vedere quali fatti sono avvenuti nello stesso periodo di tempo. Così notiamo che Camilla ha iniziato ad andare in bicicletta proprio nello stesso periodo in cui il suo amico Filippo ha cominciato a frequentare la scuola primaria. La linea del tempo è formata da anni, che nel disegno sono indicati con delle tacche blu. In questo modo possiamo capire quanto tempo è trascorso tra un evento e l'altro. Ed ora attenzione! Guarda la linea del tempo. Quanto tempo è passato da quando Filippo ha iniziato a camminare, a quando ha incominciato ad andare da solo in bicicletta? Esatto. Sono passati 4 anni. Le linee del tempo sono tante. Ci possono essere quelle formate da ore, giorni, mesi, che rappresentano rispettivamente la durata di un giorno, di una settimana, di un anno. È importante sapere che ogni fatto ha la sua durata. Ossia quanto tempo trascorre mentre si svolge il fatto. Abbiamo già visto che per misurare la durata di un evento, si possono indicare intervalli brevi, come le ore, i giorni, i mesi, gli anni, eccetera. Le ore sono composte da 60 minuti. I giorni da 24 ore. I mesi da circa 30 giorni. Gli anni da 365 giorni. Ma per misurare la durata di un evento, si possono usare anche intervalli molto più lunghi, decenni, secoli, millenni, e addirittura ere. Un decennio è composto da 10 anni. Un secolo da 100 anni. E un millennio? Esatto. 1000 anni. Un'era è composta da milioni di anni. Se nella tua vita ci saranno eventi della durata di qualche anno, studiando storia, ti accorgerai che ci saranno eventi molto, molto, ma molto più lunghi. Ad esempio ci sono stati eventi durati milioni di anni, come la permanenza dei dinosauri sulla Terra. Devi sapere che gli storici, per registrare gli avvenimenti sulla linea del tempo, hanno dovuto stabilire da quale momento iniziare a contare gli anni. Hanno scelto come punto di riferimento la nascita di Cristo, e l'hanno fatta coincidere con l'anno zero. Così gli anni precedenti a questo evento si indicano con l'espressione avanti Cristo, e si contano in senso regressivo, cioè andando all'indietro. Gli anni successivi alla nascita di Cristo si indicano con l'espressione dopo Cristo, e si contano in senso progressivo, cioè andando in avanti. Facciamo un esempio. Prendendo come riferimento l'anno zero, possiamo dire che la famosa piramide di Cheope in Egitto, è stata costruita nel 2550 avanti Cristo, e cioè 2550 anni prima della nascita di Cristo. Il primo libro stampato fu realizzato nel 1455 dopo Cristo, ossia 1455 anni dopo la nascita di Cristo. E per finire un consiglio.
Quando studiate storia, usate sempre la linea del tempo, così capirete meglio l'ordine cronologico dei fatti, e li imparerete facendo meno fatica.